Benissimo, bene, grazie a tutti voi che siete qua questa sera e sappiamo che l'orario è un po' infelice e soprattutto questa sera, come vedrete, parleremo di un tema un pochino di nicchia che non è tra i più battuti, diciamo, a livello egittologico. Per chi non mi conoscesse, io sono Alessia Fassone, sono una delle curatori del Museo Egizio dal 2014 e nel corso dei miei studi mi sono occupata in particolare dell'Egitto di epoca tolemaica e romana e quindi mi piaceva l'idea di presentarvi questo materiale che è un po' a metà strada tra gli studi egittologici, gli studi dedicati al mondo greco-romano e gli studi classici. Forse questa è un po' la ragione per cui questa classe di materiali è un po' sconosciuta, poco pubblicata, ma da alcuni anni a questa parte, in particolare nel mondo francese, questo tipo di studi è molto attivo e quindi si stanno creando delle banche dati proprio di classificazione delle terrecotte all'interno dei musei per poter capire quali erano i laboratori, le provenienze, cosa rappresentavano queste terrecotte e per quale pubblico erano state create. Partiremo un po' dall'inizio. Lo so, è un po' didattico, però non possiamo dare magari per scontato che tutto il nostro pubblico sappia con precisione che cos'è la produzione coroplastica. È una produzione che in Egitto si sviluppa in particolare a partire dal periodo tolemaico fino a tutto il periodo romano e poi successivamente quello bizantino. La coroplastica è in archeologia la tecnica di lavorazione della terracotta, o meglio dell'argilla cotta, che poi diventa terracotta. È un'argilla, quindi un panetto di argilla, che può essere lavorato o a mano libera o a stampo. Quindi classici stampini con la forma al negativo e il risultato la forma al positivo. Nella coroplastica, in particolare di origine greca o dell'Oriente greco, spesso si tratta di produzioni a doppio stampo. Quindi c'era una valva, uno stampo per la parte anteriore, una valva per la parte posteriore. Entrambe le parti venivano lavorate con un'argilla più o meno sottile, a seconda del risultato e anche del tipo di argilla, quindi del risultato che si voleva ottenere e del dettaglio che si voleva ottenere, si usavano delle paste più o meno raffinate. Dopodiché le due parti ottenute al positivo andavano incollate, andavano giustapposte, lavorate sempre con dell'argilla per poterle tenere incollate, poi la sutura doveva essere nascosta. Vedremo poi come si faceva. Andavano cotte, per ovviamente mantenerne la forma e renderle più solide, dopodiché la superficie poteva essere dipinta oppure potevano essere semplicemente passate con un ingobbio bianco, scialbate, o lasciate direttamente color argilla, color terracotta. Come tipo di produzione, è una produzione molto antica in sé, però è tipica in particolare dell'Oriente Mediterraneo, si diffonderà moltissimo in Grecia, in Magna Grecia, nel mondo etrusco-italico. Per quale ragione in particolare? Beh, forse anche per una mancanza di materiali, soprattutto nel mondo magno-greco etrusco-italico, di una varietà di materiale di rifinitura dell'edilizia e quindi le terrecotte vengono impiegate anche in ambito architettonico, non soltanto per fare delle figurine di culto. Quindi i repertori sono davvero molto vasti, che possono andare appunto da figurine votive, figurine di culto e appunto elementi di statuaria ed elementi architettonici. Spesso gli elementi di statuaria venivano agganciati insieme, erano spesso statue acrolitiche che avevano magari delle parti in pietra, nelle parti più visibili e più pregiate, e delle parti in legno, talora in argilla e giustapposte, poi coperte magari da un panneggio. Nel mondo egiziano non era proprio una tecnica del tutto sconosciuta, come dicevamo, perché di stampi per creare piccoli oggetti che potevano essere in faience, per esempio amuleti o statuine,
e oggetti in terracotta, per esempio gli usciapti o immagini di divinità, senza contare gli stampi invece per creare oggetti in bronzo, che sono ancora una categoria simile ma diversa nel materiale, non erano sconosciuti, quindi questo tipo di lavorazione era già noto nel mondo egiziano. Quello che cambia con la produzione in epoca greca è l'utilizzo di un'argilla un pochino più raffinata e lavorata in maniera molto più sottile, molto più raffinata e con un repertorio ovviamente molto diverso. Giusto per darvi un'idea di alcune delle nostre terracotte, ne potete trovare sia in esposizione nella sala 12, quella dedicata all'epoca tolemaica, alcune in sala 13, quella dedicata all'epoca romana, tardo antica ed epoca bizantina, e poi nei soppalchi, cioè quella parte di magazzini a vista, gallerie della cultura materiale, in cui sono esposti una serie di materiali diversi e di produzioni diverse per mostrarvi la varietà di oggetti che l'Egitto produce. Qua avete una vetrina piuttosto affollata, quindi non abbiamo solo terracotte, diciamo, di epoca greco-romana, quindi della categoria che vedremo questa sera, ne abbiamo di diverse epoche sistemate sui diversi scaffali. Quello che vi voglio indicare con le due frecce che vedete nel centro della seconda foto è che queste terracotte, laddove sono fratturate, quindi dove sono spezzate, mostrano bene com'è la lavorazione al loro interno. Quindi vediamo delle statuine cave all'interno, proprio per questa ragione, perché le due parti, quella anteriore e posteriore, venivano poi giustapposte e fatte aderire. Quindi in questo caso lo si vede con una certa precisione. Qua abbiamo un'altra bella terracotta che vediamo nei suoi quattro lati, come se potesse ruotare su un perno, quindi vediamo la parte anteriore, la parte posteriore che è rifinita esattamente come quella anteriore, semplicemente non è colorata, non è sovradipinta, e qua vediamo i due lati in cui intravediamo la parte dipinta davanti e la parte non dipinta dietro. Giusto per darvi un'idea di come si presenta da sopra, laddove ci sia un foro, in questo caso scusate, è una frattura, quindi vediamo anche in frattura come si presenta questa terracotta, cioè cotta appunto nelle parti esposte al fuoco e un pochino più scura nell'interno, la parte meno raggiunta dal calore, quindi è come se fosse rimasta un pochino cruda all'interno, quindi il doppio colore è dovuto all'esposizione o meno a un processo di ossidazione degli ossidi di ferro che si trovano all'interno dell'argilla. Quindi vediamo bene che è molto cava, proprio perché le pareti sono estremamente sottili, quindi è una lavorazione molto raffinata. E vediamo dove si trovano i punti di sutura, chiamiamoli così, punti di aggancio, dove le due valve vengono poi unite e la dissimulazione veniva fatta a mano, naturalmente con le mani bagnate, in modo da poter rendere l'argilla più malleabile, poterla distribuire meglio sulla superficie. Alcune rifiniture potevano essere invece fatte a stecca, quindi con un bastoncino che rendeva il tratto più preciso e permetteva anche di disegnare letteralmente dei dettagli che magari non erano risultati così chiari dallo stampo. Gli stampi infatti erano utilizzati molte volte, questo permetteva una produzione in serie che è un po' il segreto della diffusione di queste terracotte, non solo in Egitto, ma laddove la coroplastica diventa un elemento importante a livello di culto o a livello votivo, ebbene la diffusione diventa molto capillare. La ragione è semplice. Innanzitutto perché l'argilla è un materiale facilmente reperibile, un pochino dappertutto. Buona argilla poteva essere prodotta in maniera relativamente semplice, andando a setacciare e a far decantare molte volte l'argilla in vasche di decantazione fino ad arrivare alla forma più pura, diciamo così, più raffinata. E soprattutto la possibilità di utilizzare degli stampi permetteva una lavorazione più rapida, più veloce.
Quindi questi stampi potevano produrre molti esemplari e questo permette di fare moltissimi studi per andare a ritrovare, diciamo, i figli di una stessa matrice. Quante copie sono state prodotte verosimilmente con questo stampo? In alcuni casi è possibile determinarlo perché l'impronta è esattamente la stessa. Quello che può variare all'interno di impronte provenienti dalla stessa matrice lo potete immaginare da voi. Più uso uno stampo, e questo può avvenire con tutti gli stampi, anche per altri materiali, a lungo andare si sporcano, oppure possono rovinarsi e quindi la parte di dettaglio può risultare meno chiara. Si parla in questo caso di matrici stanche, quindi anche le matrici hanno una vita e a un certo punto diciamo che finiscono la loro funzione. Per questo era anche importante in alcuni casi ripulire la matrice o semplicemente rifarla. Dipendeva molto dal materiale con cui la matrice veniva fabbricata. Pietra, legno, materiale refrattario, dipendeva molto da ciò che si aveva a disposizione. Quindi lo studio del positivo e del negativo può risultare molto interessante proprio per risalire magari a delle botteghe o a degli artigiani che potevano essere a capo, diciamo, di una stessa produzione. Questo è molto diffuso a livello di studi, in particolare nel mondo classico. Per quale ragione? Beh, in parte lo abbiamo detto, quindi una possibilità di utilizzo dell'argilla rispetto ad altri materiali in alcuni contesti geografici di maggiore abbondanza, quindi maggiore disponibilità, di ragioni di culto molto legate a dei riti, per esempio, riti di passaggio in particolare dall'età infantile all'età adulta, che erano i riti per i quali maggiormente si invocavano delle protezioni, si invocava la protezione durante i matrimoni, durante il parto, per propiziare la fertilità. Quindi erano tutti riti che nel mondo antico avevano un valore molto importante e dunque potevano esserci santuari o culti privati che prevedevano l'offerta o l'utilizzo o la venerazione di queste terrecotte. E in particolare proprio il mondo magno-greco, che ci offre una grande varietà di queste produzioni di terracotta e che quindi hanno permesso di creare una, diciamo, metodologia di indagine, delle metodologie di studio, proprio perché il repertorio è davvero molto molto vasto e in più è possibile ritrovare anche molti oggetti in contesto, in situ, e quindi in quel caso è possibile rintracciare dove erano utilizzati, in quale periodo, in quale contesto religioso, in quale contesto cultuale. Beh, per quanto riguarda invece l'Egitto, in particolare l'Egitto dall'epoca tolemaica fino all'epoca, diciamo, tardo-romana, anche bizantina in alcuni casi, molti di questi aspetti sono un pochino più difficoltosi da rintracciare. Gli studi sulle terrecotte iniziano a prendere corpo all'inizio del Novecento, quindi sono studi di circa che iniziano in maniera più puntuale un centinaio d'anni fa, quindi possiamo dire che sono relativamente più recenti rispetto ad altri studi, sulla statuaria per esempio, o sulla filologia o su altri aspetti dell'egittologia. Questi sono studi un pochino più recenti e in particolare legati agli studi di alcune collezioni. Nascono in particolare nel mondo francese, nel mondo francofono, una delle prime pubblicazioni è quella di Père Drisé, che cataloga le terracotte greche della collezione Fouquet a Parigi. Parallelamente indaga anche la produzione dei bronzi e queste due produzioni, proprio perché legate dal culto ad alcune specifiche divinità, trovano spesso anche dei punti di contatto, dei paralleli e dei momenti anche di comunanza, se vogliamo, dal punto di vista religioso. Qualche anno dopo, nel 1939, abbiamo un'altra pubblicazione molto importante, quella di Grandor, in cui si iniziano a pubblicare proprio delle tipologie. Cioè, in queste prime pubblicazioni permettono di conoscere questi materiali, quindi di vederli come dei lotti, di identificare che sono delle terrecotte non solo greche o romane, ma dell'Egitto greco-romano, che aveva una specificità sia a livello, diciamo, sociale, a livello politico e anche a livello artistico.
E quindi questi repertori piano piano vengono conosciuti, quindi tutti questi volumi hanno anche delle belle tavole, in particolare il primo volume, quello di Père Drisé, oggi introvabile tra l'altro, quindi veramente diventa una rarità possedere questo volume, già offre delle buone tavole con fotografie e dei disegni. Negli stessi anni cominciano a essere pubblicate da parte di Evaristo Breccia anche le terrecotte del Museo Greco-Romano di Alessandria, che probabilmente insieme al Museo del Cairo è quello che detiene la collezione più vasta di terrecotte greco-romane, e la fortuna della collezione alessandrina in particolare è quella di avere dei contesti in generale molto facilmente rintracciabile. Questi paralleli convergono, se vogliamo, in maniera più strutturata nella pubblicazione di Françoise Dunant, che cataloga le terracotte del Museo del Cairo, basandosi in particolare proprio sulla tipologia già creata dagli autori precedenti. Anche in questo caso abbiamo una collezione molto vasta e una descrizione delle varie tipologie con tutte le possibili varianti, ora le vedremo, di alcune di queste iconografie che sono particolarmente precise. Quindi è un'opera che non soltanto traccia, come dire, un pochino uno sviluppo artistico, archeologico, si cerca di rintracciare anche i contesti di provenienza, quindi questo è un grosso merito della pubblicazione di Françoise Dunant, ma si cerca di ricostruire anche un contesto sociale, un contesto religioso all'interno del quale questi oggetti vanno a collocarsi. E in anni più recenti abbiamo altre pubblicazioni, anche queste capitali, sempre di Françoise Dunant è la collezione delle terrecotte greco-romane del Museo del Louvre del 91, quindi come vedete arriviamo in anni molto recenti con un bellissimo repertorio di fotografie che quindi permettono di poter osservare davvero con maggiore precisione i vari paralleli. Poi alcuni diciamo piccole chicche, quella della Butentin sulle terrecotte del culto domestico legate alle terrecotte animali, quindi una produzione un pochino diversa da quelle delle terrecotte dedicate alle divinità, e l'ultima, quella di Pascal Ballet, molto recente, del 2020, che tiene conto anche dei recenti ritrovamenti nella zona di Alessandria, in particolare dalla zona delle necropoli, ma non soltanto. Quindi questa ultima pubblicazione fa un po' una summa, se vogliamo, di quanto viene studiato dalle pubblicazioni precedenti, e soprattutto va a introdurre un elemento archeologico molto importante, che è quello legato proprio alle necropoli e agli abitati non solo di Alessandria, ma anche di tutta la campagna che circondava la zona alessandrina, e poi di altri siti, in particolare del nord dell'Egitto. Queste produzioni, che come vediamo hanno tantissime tipologie, qua ho provato a metterne alcune tra quelle che sono le più conosciute, la maggior parte di queste sono tipologie che noi ritroviamo anche nelle terrecotte del Museo Egizio, e devo già dirvi però che per la maggior parte di queste non conosciamo un contesto di provenienza. In particolare quelle più intere, quelle anche esteticamente più apprezzabili, quelle più raffinate, nella stragrande maggioranza dei casi provengono da collezioni, quindi sono state acquisite dal mercato antiquario, e questo non ci permette di poter stabilire con precisione una provenienza. Potremmo forse provare a indovinarlo sulla base della tipologia, quindi del confronto, come si fa nello studio della storia dell'arte e degli oggetti artistici in generale, quindi con dei raffronti e con lo spoglio di tanti repertori che permettono di trovare il parallelo giusto, il confronto giusto. Vediamo un pochino quali sono le divinità, perché sono figure di divinità nella stragrande maggioranza dei casi, che vengono raffigurate in queste terrecotte. Vi ho voluto mettere un'immagine proprio zoomata da questi soppalchi che abbiamo visto prima in un'immagine più ampia, un'immagine più generale, e sono, come vedete, piccole figure, per lo più umane, ma con degli attributi, quindi dei dettagli che ci riportano al mondo religioso. In particolare troviamo tutto quello che è chiamato il ciclo isiaco, quindi Iside nelle sue varie declinazioni, nelle sue diverse assimilazioni alle divinità del pantheon greco,
Bes, che è una figura che viene recuperata dalla mitologia egizia, che in realtà non è mai sparita nel culto domestico, nel culto diciamo a livello privato. Arpocrate, che invece è una divinità che si smarca un pochino in maniera autonoma rispetto alla classica associazione a Iside, quindi Oro, il bambino, diventa una divinità molto importante, in particolare nel contesto greco-romano, e assume una personalità anche molto sfaccettata in questo periodo, vedremo anche per quale motivo. Abbiamo alcune terracotte che invece ci riportano a Serapide, che è una divinità, possiamo dire, nuova, che si affaccia nel pantheon egiziano come unione di Osiride e del dio Api. Quindi abbiamo due aspetti importanti che si fondono in una divinità che la dinastia tolemaica assume un po' a divinità dinastica anche, o comunque diventa la divinità caratteristica del periodo greco e del periodo romano, al punto che insieme a Iside diventerà una delle divinità più conosciute anche fuori dall'Egitto. La dea Tiche, la dea della fortuna, che spesso è assimilata a Iside, e Tiche, per capirci, la dea dell'abbondanza, con la cornucopia, quindi quella che porta abbondanza e fertilità, spesso è associata alla regina regnante, quindi spesso si trovano in particolare nella prima epoca tolemaica delle immagini di regine, Arsinoe o Berenice, con la cornucopia, che o fanno offerte a un altare o vengono raffigurate su su dei vasi in faience. Questo è un modo per celebrare la regina come dea, quindi come dea Tiche, portatrice di abbondanza. Atena, nel suo aspetto guerresco, viene spesso raffigurata in queste terracotte. Abbiamo in alcuni casi anche Eros, questa è un po' una tipologia che manca tra le nostre terracotte. Iside spesso è assimilata a Demetra, Demetra legata al ciclo agricolo, quindi possiamo facilmente immaginare come mai Demetra sia assimilata a Iside e sia anche presente anch'essa tra le divinità venerate nell'Egitto greco-romano. E poi altre divinità egizie che continuano a essere venerate senza soluzione di continuità o talora con degli aggiustamenti, diciamo così, religiosi e ideologici. Ci sono poi anche terracotte con soggetti che potremmo definire profani, quindi oranti, che possono essere gli offerenti, o delle persone anonime, i cosiddetti servitori del culto, cioè persone che probabilmente possono essere assimilati a coloro che erano impiegati nella gestione del culto, del tempio in generale, che portano offerte o che svolgono altri lavori, suonano degli strumenti musicali durante le processioni religiose o cose di questo tipo, gli animali, come abbiamo visto prima, e placchette e lucerne spesso riportano gli stessi temi, le stesse iconografie. Ci si è chiesto moltissimo quali erano i particolari rituali in cui potevano essere utilizzate queste terracotte, se avevano un uso solo domestico, solo cultuale o solo funerario. Probabilmente tutti e tre. Molte terracotte, in particolare quelle di Alessandria, vengono ritrovate anche in ambito di tombe, quindi questo è documentato proprio grazie agli scavi, e quindi è possibile come dire, andare a rintracciare un legame importante con alcune divinità legate alla rinascita, ma non soltanto, anche divinità legate all'abbondanza e alla fertilità, perché rinascere nell'aldilà, nella mentalità egiziana, ovviamente era una rinascita che passava anche dal riprendere le proprie funzioni e quindi essere di nuovo vivi e fertili anche nel regno dell'aldilà. Tuttavia, molto sovente l'aspetto, diciamo, funerario e di abbondanza finiscono un pochino per fondersi, perché è tutto legato al ciclo delle stagioni. Ora, l'Egitto dell'epoca tolemaica vede un arrivo massiccio di persone provenienti dal mondo macedone e dal mondo ellenico in generale, quindi gente che parla greco. Sappiamo che in Egitto già da parecchi secoli erano comunque già presenti genti greche, che erano mercenari, che erano funzionari, che erano coloro che erano insediati a Naucrati, quindi in particolare nella zona del nord dell'Egitto, a Menfi e a Naucrati.
Tuttavia non avevano avuto probabilmente una presenza sul territorio così importante come invece sarà successivamente alla conquista di Alessandro Magno. Quindi arriveranno non soltanto dei militari, arriveranno anche degli amministratori, come possiamo immaginare in un contesto che possiamo usare insomma una parola moderna che forse non dice esattamente cos'era, però un contesto simile a quello di una colonizzazione in cui maestranze che arrivano dalla madrepatria possono essere anche impiegate nel paese, diciamo, occupato. Quindi sicuramente c'è una nuova iniezione di genti greche che si installano non solo nella capitale, nella nuova capitale Alessandria, che quindi fa come dire, attirare l'attenzione del paese verso la regione settentrionale, ma anche in altri punti chiave del paese, in particolare nell'oasi del Fayum, che viene bonificata in maniera massiccia in epoca tolemaica per delle ragioni di produzione agricola. Quindi il Fayum è un altro dei poli importanti, soprattutto nell'epoca romana, per la diffusione di abitudini, diciamo, greche o alla greca, e in particolare le città che vengono fondate in questo periodo hanno un impianto greco, contengono, diciamo, delle istituzioni alla maniera greca, e con tutta probabilità chi ci viveva all'interno o era di cultura greca o comunque aveva assimilato la cultura greca. Questo in particolare nell'epoca romana, quando l'Egitto non diventa una vera e propria provincia, ma viene governata da un prefetto, quindi ha un'amministrazione un pochino differente da quella delle altre province. Quindi se nell'epoca greca chi lavora nelle campagne, nella cosiddetta cora, cioè nella campagna intorno alle grandi città, sono essenzialmente persone che lavorano per due grandi entità, o quelle dei templi, le entità dei santuari, intese in senso vasto, quindi come delle proprietà terriere che afferiscono a un contesto templare, oppure lavorano per l'amministrazione regia, per lo Stato. Quella classe, diciamo, intermedia di piccoli proprietari terrieri, veterani, persone che si insediano anche in territori meno centrali rispetto all'amministrazione di Alessandria, Menfi, del Fayum, nasce e si sviluppa maggiormente durante l'epoca romana. Quindi diciamo che sembra una società un pochino più dinamica, anche perché la cultura greca in epoca romana si esplicita molto meglio, perché nel frattempo è stata ampiamente assimilata e si è sovrapposta o si è accostata alle popolazioni locali. Sicuramente un fenomeno interessante è quello del sincretismo, quindi di divinità egizie che vengono sovrapposte, accostate, assimilate a divinità del nuovo Pantheon, del Pantheon greco, che però vediamo come Pantheon spesso limitato ai centri del potere. La diffusione dei culti eminentemente greci sembra avere una diffusione minore nell'Alto Egitto, diciamo nella regione di Tebe, se non in forme, appunto, come vediamo, un pochino più edulcorate, potremmo dire, o comunque più adatte forse alla mentalità degli egiziani. Diciamo che gli egiziani, o comunque in generale la mentalità è una mentalità conservatrice per tutto quello che riguarda i punti importanti della vita, la morte e la religiosità. Quindi sicuramente andare a scalzare tradizioni millenarie così radicate nella popolazione non era un'operazione semplice, e tutto sommato non sembra neanche essere esattamente quello che si propongono i nuovi governanti. La coroplastica quindi ci parla proprio di questo aspetto, di queste nuove divinità che entrano nell'immaginario e che cominciano ad essere venerate anche dalle popolazioni locali. Si tratta con tutta probabilità, appunto, di immagini utilizzate in un culto privato, in un culto domestico, in molti casi. L'immagine poteva essere anche un'immagine votiva. Sappiamo che in epoca romana esistevano delle vere e proprie nicchie in cui venivano esposti gli ex voto, così come nelle case esistevano delle nicchie in cui si conservavano delle immagini di divinità. In alcuni casi, come abbiamo visto, potevano anche essere poste all'interno della tomba. Abbiamo in particolare qua in museo numerose terracotte di questa Iside Afrodite. Di questa immagine di donna
in piedi, stante, con le braccia rigidamente appoggiate lungo le gambe, nude. Ecco, questa è una caratteristica di queste statuine, quindi ci si è interrogati a lungo se sia essa stessa l'immagine della divinità o se non possa piuttosto essere l'immagine di una devota che si pone in atto di purezza, quindi svestita di fronte alla divinità, forse in qualche rito appunto legato ai passaggi di stato della vita delle donne. In tutti i casi quello che ci interessa è vedere come sia costante questa tipologia. Quindi la donna è sempre nuda, non ha altro che due cinture, due fasce che decorano il busto, una o due intrecciate sul petto, talora dei gioielli, una sorta di corona di fiori, quindi un cercine che può essere formato appunto da boccioli, e corone di piume oppure corone che contengono fiori, frutta, in alcuni casi è presente anche l'ureo, come in questo caso, e quindi sono tutti simboli, diciamo così, di abbondanza, che possono richiamare la produzione agricola, fiori, frutti e piume possono richiamare naturalmente questo aspetto e quindi invocare la fertilità, che è anche la fertilità della persona, la fertilità della donna. Teniamo conto che per la maggior parte queste terrecotte dovevano essere anche diffuse in un ambito che oggi diremmo popolare, ma popolare nel senso che erano molto diffuse e non soltanto perché fosse un materiale povero, perché vediamo che invece la lavorazione è piuttosto raffinata, quindi popolare proprio per la diffusione del loro culto. Evidentemente l'invocazione della fertilità è qua molto molto chiara, sia per gli attributi sia per la nudità della persona. La ricchezza anche delle acconciature ci fa capire che doveva essere un'occasione importante, diversamente la donna non avrebbe mostrato un'acconciatura così elaborata, così particolare. Vediamo questi lunghi boccoli che dalla schiena ricadono sulle spalle, talora intrecciati con dei nastri, che è la cosiddetta acconciatura libica. Sono dei boccoli che noi ritroviamo in particolare nell'epoca tolemaica, che però a livello iconografico possono proseguire anche per molto tempo, successivamente alla prima epoca tolemaica, e diventano un po' la caratteristica di queste Isidi. Quindi questa acconciatura accompagna anche in epoche successive questo tipo di Iside. E poteva essere l'acconciatura anche portata dalle regine tolemaiche, questo lo vediamo in particolare per le regine del III secolo, quindi per le prime regine dell'età tolemaica. Al centro vediamo una di queste Isidi che invece è vestita e che quindi appartiene un po' a una tipologia diversa, la cosiddetta Iside anasirmena. Se è Iside o non è Iside, ora lo capiremo, ma il gesto è molto chiaro. La ragazza si alza il vestito per mostrare il ventre e la parte bassa del corpo nuda. Evidentemente anche questo è un rito di propiziazione della fertilità e quindi probabilmente legato proprio al passaggio dallo stato di fanciulla allo stato di donna e quindi per invocare abbondanza di figli, di prole e tutto quello che è collegato alla ricchezza e all'abbondanza. Vi ho segnato anche i numeri di inventario così possiamo avere un repertorio un pochino più preciso. A queste si uniscono altre figurine femminili che ci sono un po' meno chiare nella funzione o nell'utilizzo, per esempio questo è un incensiere, però come vedete il volto della persona, della donna raffigurata, è molto simile a quello delle Iside che abbiamo appena visto, quindi è un volto con un'acconciatura diversa, quindi in epoca romana, con questa scriminatura al centro e queste bande di capelli sui due lati, un cercine, anche questo doveva essere una sorta di ghirlanda di fiori, sulla testa questo oggetto svasato che potrebbe essere un calatos, quindi una recipiente che serviva per misurare il grano, e quindi ancora un'invocazione dell'abbondanza, foglie, scusate ho sbagliato, e probabilmente un velo. Quindi questo è un oggetto altro, è un incensiere che però riporta, diciamo, questo tipo di raffigurazione. Laddove le immagini sono frammentarie possiamo andare un po' a tentoni, anche in questo caso una testa femminile con un'acconciatura molto simile e sul capo quella che sembrerebbe essere una spiga, potrebbe essere
una tiara probabilmente connessa al culto di Demetra. E poi sono numerose queste figurine dette di oranti, probabilmente appunto di devote a una divinità, che hanno queste collane fatte di applicazioni che venivano fatte a parte, sempre con dell'argilla, applicata in questo caso sull'immagine della donna con un velo e un oggetto di fianco che potrebbe essere un cesto o una cornucopia. Quindi potrebbe essere anche qualcuno che porta durante dei riti delle offerte alla divinità. Come vedete, l'esecuzione è molto diversa, quindi può essere molto dettagliata oppure molto sommaria, più o meno raffinata, definita nel dettaglio pittorico, però quello che è importante evidentemente è ciò che simboleggia questa immagine, che doveva essere molto chiaro a chi la utilizzava. Iside in questo caso è associata alla cornucopia, quindi la vediamo qua insieme con Demetra, che riconosciamo perché ha la face, ha la torcia in mano. Cosa succede alla povera Demetra? Che le rapinano la figlia, le rapiscono la figlia, scusate. Demetra vede il rapimento di sua figlia Core, che viene portata nell'Ade come sposa di Plutone, e quindi si dispera alla ricerca della figlia con la torcia. Quindi questi due elementi tornano molto sovente nelle raffigurazioni anche egizie, proprio egiziane di questo periodo, proprio perché una divinità che passa, che è collegata al ciclo delle stagioni, che va alla ricerca della figlia portata nell'Ade e che poi esce con il rinnovamento della natura, è esattamente il simbolo di ciò che la natura agricola dell'Egitto esprimeva, quindi il ciclo costante e incessante delle stagioni, dalla morte alla rinascita, al passaggio nel mondo ctonio, fino al passaggio al mondo della luce. Altre divinità egizie, in particolare in epoca romana, vengono raffigurate con queste vesti. Poteva essere appunto l'immagine della divinità tenuta in casa o offerta all'interno del santuario, e nell'ultimo caso abbiamo nuovamente una lucerna. Quindi un oggetto con funzione altra, tuttavia non da trascurare, perché la connessione con la luce è molto importante appunto per i riti che citavamo prima, che è una lucerna molto particolare con questo babbuino seduto col disco sulla testa, che è facilmente riconoscibile come il babbuino di Thoth, anch'esso molto venerato nell'Egitto greco e nell'Egitto romano. E poi abbiamo delle figure di Demetra all'interno della nostra collezione che hanno però suscitato un pochino di perplessità, perché sono delle figure che in realtà ritroviamo perfettamente identiche anche al Museo di Antichità, nei Musei Reali, al Museo di Antichità. E probabilmente queste figurine appartengono in realtà a uno stesso lotto, non è chiarissimo come siano arrivate nell'uno e nell'altro museo, ma è probabile, non stabilito, ma è probabile, ci sono degli studi in corso proprio su questo da parte della professoressa Bismara dell'Università di Roma, che potrebbero essere state acquisite da Carlo Alberto durante gli scavi in Sardegna, perché questa tipologia di Demetra con questa tiara molto alta, il velo e questa decorazione sul petto è tipica della Sardegna, quindi è Sarda Ceres, una tipologia ben attestata e che quindi stride un pochino con l'acquisizione di una collezione dal mondo tolemaico-romano dell'Egitto. Quindi è possibile che queste collezioni possano aver avuto un passaggio di sede, molto semplicemente, che siano state divise in qualche misura tra Museo Egizio e Museo di Antichità in un qualche momento in cui le collezioni dei Savoia sono state suddivise. Era giusto per raccontarvi un piccolo aneddoto che fa sorridere, che però fa parte di quella che è la storia delle collezioni. Un'altra figura connessa in qualche misura col ciclo esiaco, in particolare con la figura di Arpocrate, è quella di Bes. Bes, che è una divinità molto più antica, protettrice dei bambini, protettore della casa. Bes che scaccia gli spiriti cattivi e che diventa una divinità molto aggressiva contro gli spiriti cattivi. Lo vediamo con il volto appunto animalesco in forma di nano, quindi si mostra in una maniera molto massiccia, con la lingua di fuori, quindi è un gesto tipico proprio, un gesto scaramantico che c'è in tantissime civiltà
anche la Gorgone aveva la lingua di fuori proprio per scacciare i nemici, per spaventare i nemici. E in particolare, a partire proprio dal periodo ellenistico, Bes si arricchisce di tutta una serie di altri attributi. Quindi una lunga corona di piume, spesso tiene la spada in mano, uno scudo e spesso lo vediamo con una sorta di armatura di protezione. Quindi è un Bes guerriero. Quale sia la funzione del Bes guerriero? Beh, diventa ancora più aggressivo contro gli spiriti maligni, ma poi è possibile anche che la figura del guerriero diventi più frequente come figura presente nell'Egitto tolemaico e poi nell'Egitto romano, proprio per l'arrivo di veterani, di soldati, di veterani e quindi di popolazioni che, come dire, portano in Egitto un elemento non solo etnico ma anche proprio di costume che prima era meno presente. E la figura proprio di Arpocrate è quella che poi prende una vita autonoma. In alcuni casi certe terrecotte ci riesce difficile distinguere se sia solo oro o oro Arpocrate, oro il bambino. Vediamo qua per esempio una testina molto raffinata con una bella acconciatura e la corona Hemhem, che è uno degli attributi di Horus. Qua vediamo il classico Arpocrate, cioè il bambino col dito alla bocca, così come viene visto nel mondo romano, con ancora alcuni attributi, diciamo, dell'iconografia faraonica, quindi il disco solare. In altri casi questa figura infantile di oro Arpocrate può avere altri tipi di decorazione. Qua c'è un piccolissimo disco solare e poi una corona molto più complicata, molto più ricca. Oppure può prendere la forma di un erote, di un puttino, che può essere o un fanciullo, diciamo in maniera più neutra, tipo appunto un puttino in questo caso adagiato, il cosiddetto putto bocconi che si trova molto nelle iconografie di epoca romana, su un maialino. Il maialino era una delle offerte principali, per esempio nel mondo greco, che veniva portata a Demetra e quindi sicuramente connesso con nuovamente dei rituali legati alla fertilità. E poi vediamo Arpocrate che si declina in questo periodo come il classico Arpocrate con la doppia corona sulla testa, con alcuni attributi ancora dell'epoca faraonica, ma viene visto a cavalcioni di diversi animali. Quindi l'elemento animale viene associato ad Arpocrate ovviamente per richiamare la ricchezza non soltanto della produzione agricola, ma anche la ricchezza per tutti coloro che svolgevano anche il ruolo di allevatori. Quindi il bestiame rappresentava esso stesso una ricchezza. Vediamo quindi un'immagine molto diffusa, è quella di Arpocrate a cavallo dell'oca, un animale anche associato al culto di Amon, quindi ci sono delle associazioni che ancora sono delle reminiscenze del mondo egiziano. Horus col serpente, il serpente nell'epoca, a partire dall'epoca ellenistica, è associato al buon dio, all'Agathos Daimon, e quindi può essere anche un simbolo di fertilità, associato anche al Nilo, associato al raccolto del grano, all'agricoltura in senso generale e anche alla guarigione. Ricordiamo che oro è anche quello che tiene in mano i serpenti nella raffigurazione di oro sui coccodrilli, quindi ci sono tantissime caratteristiche dell'antico oro che passano in Arpocrate. E un pochino differente invece la raffigurazione di oro di Arpocrate sul cavallo. Il cavallo era un animale, diciamo, non così ignoto agli egiziani, perché già era arrivato nel corso del secondo millennio, un animale di lusso diremmo oggi, e sicuramente l'immagine del cavaliere messo in questa posizione, quindi proprio la posizione del cavaliere, non è egiziana, quindi chi cavalcava in questa maniera arrivava dall'Oriente o dall'Oriente greco. L'immagine di questi cavalieri rimane poi in realtà nell'iconografia egiziana, in particolare in quella tardo-romana e poi in quella cristiana, quindi saranno numerosissime le immagini di santi a cavallo che derivano dall'immagine di oro a cavallo che arpiona il drago o comunque il mostro in cui è personificato Set. Quindi tutte queste tradizioni trovano poi un filo comune e continuano ad essere mantenute.
Arpocrate, ovviamente, come bambino e quindi protettore in qualche misura della fertilità, ancora una volta, in quanto protettore dell'idea stessa dell'infanzia e della casa, è spesso raffigurato con la cornucopia, qua vediamo bene la corona doppia sulla testa, oppure con l'anfora. In alcuni casi però troviamo anche delle immagini di Arpocrate o di altre divinità che mostrano gli attributi sessuali, e questo è piuttosto diffuso. Perché? Perché ancora una volta, essendo in una civiltà agricola, tutto ciò che è legato alla riproduzione e quindi alla fertilità diventa un elemento che va a proteggere l'intera fertilità delle persone che invocano presso gli dèi questo stato. Quindi le figurine legate alla fertilità sono moltissime, possono non essere legate in particolare a una divinità, possono essere immagini maschili, quindi in questo caso con un attributo sessuale molto esagerato, e sappiamo che c'erano delle feste legate al mondo agricolo in cui venivano portate proprio in processione divinità con degli attributi spropositati. Stessa cosa avviene nel mondo femminile, dove il rituale proprio di propiziare la fertilità avveniva mostrando i genitali. In alcuni casi queste figurine possono anche essere assimilate alla figura di Baubo, che è una divinità minore del mondo greco, associata sempre al mito di Demetra, un'anziana signora che, vedendo Demetra disperata alla ricerca della figlia, cerca di farla sorridere facendo un gesto sconcio, un gesto osceno, e pare che sia riuscita a strapparle un sorriso. Il gesto sconcio comunque viene in qualche modo associato sempre alla propiziazione della fertilità, e quindi sono numerose queste figurine di donne, appunto, che mostrano le loro grazie, oppure di figure di Priapo, questa è molto chiara, col suo berretto frigio, col mantello e con un buco in posizione strategica, che quindi prevedeva l'aggiunta di un elemento che doveva completare la statuina, mettiamola così. Tutti questi erano riti, ripeto, ancora connessi con la fertilità, e di questo ci parlano anche le fonti scritte, quindi possiamo trovare anche testimonianza in altre fonti, non soltanto nelle fonti materiali, ma anche in quelle, diciamo, più elevate, quelle scritte, quelle cultuali. Delle divinità greche sicuramente una tra le più note, tra le più diffuse, è Venere, proprio perché va associata al concetto della bellezza, quindi si assimila a Iside, si assimila a Hathor, alla bellezza consegue in una civiltà agricola l'attrazione, quindi la seduzione, porta alla riproduzione, quindi è un tutto in alcuni casi proprio legato dal filo, sempre dal filo conduttore di propiziazione della fertilità. Abbiamo anche altre figure, quella di Psiche per esempio, che vediamo qua con le ali, quindi una figura classica in senso stretto, la figura anche di Attis, una divinità dell'Oriente greco legata al mondo dell'oltretomba, e Atena, riconoscibile dall'elmo tirato sulla testa, quindi connessa col mondo guerriero. Poi abbiamo i cosiddetti servitori del culto di cui vi parlavo prima, appunto persone vestite di tuniche e di mantelli che portano delle offerte, quindi bevande, quindi cesti, che possono anche suonare durante le cerimonie religiose. In particolare l'ultima di queste statuette è davvero una tra le più raffinate che abbiamo, anche in questo caso, ai noi, totalmente priva di contesto, perché arriva da un contesto di collezione. E poi nasce proprio con il mondo greco, e poi si sviluppa in particolare col mondo romano, queste immagini dette di genere o grotteschi, eti grotteschi. Le immagini di genere sono quelle, diciamo, tratte dalla quotidianità, o comunque che mostrano dei momenti non strettamente connessi al culto, non strettamente connessi a dei rituali. La prima, ammetto, non l'avevo mai vista prima, è una cosa per me nuova, vedere un uomo su una struttura che sembra avere uno schienale e delle ruote sotto, quindi evidentemente era una piccola biga, una portantina con le ruote, un carretto, e ai noi ci manca la parte anteriore.
vediamo figure di persone vestite in una maniera che potrebbe richiamare per esempio un ambito militare, questo sembra uno scudo, oppure figurine drappeggiate non facilmente identificabili, mentre i grotteschi sono appunto queste immagini umane un po' deformate che si richiamavano al mondo della commedia e della tragedia, quindi al mondo del teatro greco, che sono molto diffuse proprio in questo periodo. E allo stesso modo troviamo moltissime figurine di animali, di nuovo, proprio per richiamare un'abbondanza non solo legata al raccolto delle messi, ma anche all'allevamento degli animali. E ne vediamo alcuni, tra cui i volatili, il dromedario, ecco un animale questo davvero molto lontano dalla tradizione egiziana, che ci testimonia anche di commerci che a partire dall'epoca greca diventano sempre più su vasta scala. Quindi il dromedario è davvero un animale nuovo agli occhi degli egiziani. Beh, dove sono stati ritrovati questi oggetti? Purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi, come vi dicevo, non possiamo ritrovare una provenienza certa. Molte di queste provengono dal cosiddetto catalogo, cioè il catalogo di Rossi, Fabretti e Lanzone dell'88, che in un capitolo dedicato alle terrecotte, dei 7200 qualcosa in avanti, elenca una cinquantina di queste terrecotte e non a caso sono le più, passate il termine tecnico, belle, quelle dall'esecuzione più raffinata, perché acquistate sul mercato antiquario e quindi naturalmente venivano piazzate sul mercato quelle di maggior prestigio, di maggior valore anche estetico, proprio per finalizzarne l'acquisto. Questa è una delle immagini di Ise ed Afrodite che abbiamo visto prima, con la piccola descrizione che potete trovare, tratta proprio dal catalogo di Fabretti e di Lanzone. Qui è come le potete trovare oggi, almeno quelle esposte si trovano nel nostro database online, quindi sul sito del Museo Egizio dove potete sfogliare la collezione. Qua vi ho offerto una schermata. E la scheda, per esempio, del singolo oggetto è fatta in questa maniera, quindi con una maggiore ricchezza di dettagli e una bibliografia che vi permette, se lo volete, di andare a rintracciare questo oggetto nelle pubblicazioni che sono elencate nella parte sottostante. Quindi è una descrizione, diciamo, piuttosto asciutta, tecnica, che però serve comunque a darvi un'idea sia della consistenza della collezione sia di alcuni degli oggetti, in questo caso quelli esposti. E quindi speriamo che in futuro ci sia l'occasione e la possibilità di poter mettere online un numero maggiore di reperti. Alcuni vengono da contesti di scavo. Ashmunein presenta una fase di scavo bizantina e tardo-romana molto importante. Qua vediamo una foto storica proprio degli scavi di Schiaparelli del 1904, e alcuni reperti sono davvero notevoli nella loro esecuzione, come questa immagine di africano, e così come le immagini che vediamo successivamente, questa che sembra essere un'altra Iside, una testina che potrebbe essere Atena, e un'immagine di Serapide. Non sono immagini molto diffuse quelle di Serapide al di fuori, diciamo, dell'ambito del nord dell'Egitto, però è interessante ritrovarla nella zona di Ashmunein, siamo nel Medio Egitto. E poi questa, che è una figura interpretata variamente come figura di danzatrice o comunque di persona drappeggiata, che potrebbe tornare nella categoria che abbiamo visto prima dei servitori del culto. Una testina, una sola però, graziosa, viene da Giza, probabilmente di epoca tolemaica, perché vediamo già questo Arpocrate con la treccia e alcuni ricordi di attributi sulla testa. E poi dagli scavi di Eliopoli abbiamo alcune terrecotte, alcune di dubbia datazione, però anche la parte, diciamo, dell'occupazione del sito, diciamo, romana o tardo antica, è anche questa documentata. Quindi c'è un Bes, anche questo non di sicurissima datazione, un Arpocrate e queste testine che richiamano le tipologie che abbiamo già visto. Più ricca e soprattutto con oggetti di maggiore dettaglio, di maggiore raffinatezza, il sito di Teptunis, un sito che vive dall'epoca tolemaica all'epoca romana ed è un sito molto importante del Fayum.
dove troviamo delle terracotte già più di tipo greco. Ecco, qui abbiamo una Iside o una Iside Demetra, non è chiaro se sia una cornucopia o se sia una face, quella che tiene in mano, perché il sito di Teptunis, come tutti i siti del Fayum, ha un problema di umidità, quindi gli oggetti in terracotta, così come gli oggetti in pietra, presentano delle fluorescenze saline sulla superficie. Questo fa sì che il materiale tenda a rovinarsi, a rimanere decoeso, a sfaldarsi. La terracotta, così come anche i materiali lapidei. Tuttavia, vediamo già alcuni esempi, di cui l'ultimo è veramente notevole dal punto di vista esecutivo, di alcune tipologie che abbiamo già visto, quindi gli Arpocrati e le Isidi. E poi abbiamo due esempi davvero molto interessanti e fatti con un'argilla molto raffinata, quindi anche con un ingobbio superficiale di trattamento finale della superficie, che rende l'oggetto ancora più apprezzabile. Una è certamente una Venere, probabilmente l'Ana di Omene, cioè quella che si strizza i capelli uscita dal bagno, e l'altra è un'immagine di un elefante, questa molto nota, molto famosa, perché è veramente uno dei pochi esempi dall'Egitto in cui troviamo questo animale con il suo conduttore. Nuovamente abbiamo una testimonianza di quanto i commerci fossero a largo raggio, quindi un animale africano introdotto in Egitto, e poi sappiamo che Annibale lo sfruttò moltissimo, quindi questo animale viene ben conosciuto anche nel mondo classico, e spesso vediamo anche Arpocrate a cavalcioni dell'elefante. Cosa poi significasse nel dettaglio l'elefante nella simbologia egiziana o greco-egiziana, questo ammetto mi sfugge e non ho trovato molte notizie. Probabilmente viene associato a questa possibilità di trasporti su larga scala e quindi di una ricchezza che arriva non solo dalla produzione agricola, non solo dal bestiame, ma anche dai commerci con territori lontani. Queste terracotte, come abbiamo visto pur nella nostra carrellata un po' veloce, sono degli oggetti estremamente interessanti, proprio perché andrebbero approfonditi tutti quelli che sono i contesti di provenienza, laddove sia possibile andarli a rintracciare e laddove sia possibile anche rintracciare delle tipologie presenti in altri musei. Per questa ragione è molto importante creare delle reti di studiosi che possano occuparsi ciascuno per il proprio pezzo di lavorare a queste terracotte. In particolare abbiamo alcuni progetti che sono già in corso, uno che sta per essere anche pubblicato nella nostra rivista, che è il lavoro della dottoressa Clementina Caputo del Politecnico di Milano. La dottoressa ha lavorato moltissimo in Egitto, nel Medio Egitto, e lavora in particolare su un progetto di catalogazione delle terracotte della tarda epoca egiziana. Pubblicherà un lavoro sulle terracotte bizantine di Ashmunein, che mi dicono in fase di finalizzazione, quindi siamo molto contenti. Mi ha dato anche il titolo, che apparirà presto, ed è Christian Terracotta Figurines from El Ashmunein in the Museo Egizio Turin, forthcoming. E poi un altro progetto in cui siamo stati coinvolti è un progetto appunto di riscontro di collezioni, collezionisti e lotti di terracotte greco-romane da parte della professoressa Estelle Galbois, che lavora all'Università di Tolosa, che ha coinvolto il Museo Egizio, che ha coinvolto la stessa Clementina Caputo e la dottoressa Giulia De Otto dell'Università di Padova, che studia in particolare il sito di Teptunis. Quindi tutte queste forze unite insieme stanno cercando proprio di mettere ordine in questo materiale, che è per la larga parte inedito, se non edito per confronto. Quindi speriamo presto di avere qualcuna delle colleghe appunto che sta lavorando su questi materiali, che possa presto presentarvi i risultati del loro lavoro e che questi risultati possano entrare in banche dati più ampie che sono in corso di costruzione, in cui speriamo di poter far confluire anche il nostro piccolo patrimonio di terracotte, poche ma possiamo dire buone. Grazie a tutti per l'attenzione. Non scappate, perché viene il momento della domanda più drammatica. Sì, chi ci segue lo sa. Avete delle domande?
Lo so, adesso tocca a voi. Sì. Sì. Invece nei magazzini abbiamo altri reperti oppure tutto quello che c'è è esposto? Allora, alcune sono quelle esposte, sala 12, 13 e una larga parte sono quelle esposte nei soppalchi, quindi nelle gallerie della cultura materiale. Alcuni materiali, ma veramente una parte minoritaria, non sono esposte neanche nei magazzini. Spesso si tende a tenere alcuni lotti insieme, specialmente quelli di provenienza, e, o che presentano delle problematiche espositive importanti. Abbiamo moltissimi frammenti che naturalmente non vi ho fatto vedere perché afferiscono magari ad alcune tipologie o in alcuni casi è molto difficile capire a quale tipologia possano afferire, proprio perché è talmente frammentari che in alcuni casi è persino difficile determinarne la datazione o direttamente cosa rappresentino, proprio perché il materiale, l'argilla, è un materiale molto fragile, molto deperibile, in particolare l'argilla egiziana. In molti casi viene usata l'argilla del Nilo, quindi è un'argilla poco raffinata e quindi tende, avendo degli inclusi importanti, quindi delle parti molto più grosse rispetto all'argilla fine, a spaccarsi, a rimanere decoesa, e quindi spesso abbiamo dei frammenti veramente minuscoli, quindi alcuni frammenti significativi sono esposti, ma non proprio tutti al 100%. Ecco, diciamo che le terracotte di cui è possibile recuperare un'attribuzione tipologica le potete appunto trovare nei soppalchi insieme ad altre terracotte, quindi non soltanto queste dell'epoca greca e dell'epoca romana. Io volevo sapere, praticamente queste terracotte sono del periodo tolemaico? Tolemaico e soprattutto romano. Grazie. Cominciano in epoca tolemaica alcune, ma diciamo che la produzione è più grossa proprio perché anche in epoca greca, in epoca romana, scusate, quella che era stata l'arte greca viene replicata, anzi diventa veramente una forma d'arte considerata molto raffinata, al punto che di grandi opere d'arte, anche di statuaria, noi quasi mai conosciamo l'originale greco, spesso li conosciamo grazie alle copie di epoca romana che dovevano essere copie molto fedeli, quindi l'arte greca si diffonde paradossalmente quasi di più nell'epoca romana che nell'epoca greca. Grazie. Grazie mille. La conservazione. Oddio. È fatta in atmosfera. Prego. È fatta in atmosfera. Come tutto il museo. Sì, sì. Sì, sì, sì. Poi è vero che alcune terracotte hanno delle problematiche particolari, ecco queste del Fayum, ma in generale tutti questi materiali hanno appunto queste fluorescenze saline e meritano un pochino più di attenzione perché rischia, laddove ci sia la patina dipinta, ecco questa proprio di andare perduta, però si stanno mettendo appunto delle tecniche proprio per consolidarle in modo non invasivo, sì. Io mi sono fatto un rapido giro su internet per cercare donne nude con... No, un momento, no, non fraintendetemi, no. Per cercare figure femminili nude con le braccia lungo i fianchi come quelle che ci hai mostrato. E l'unico parallelo che ho trovato, mentre in epoca romana le terracotte sono altrove, in Italia per esempio, sono conosciute, ma sono di tipi diversi. L'unico confronto che ho trovato è qualche figura cipriota, peraltro anteriore all'epoca greco-romana. Mi sembra forse, ma io non ne so niente di questo materiale, sto buttando lì, ma mi sembra una iconografia, questa dell'Iside Afrodite, tipicamente egiziana. Sì. Con lei nuda, simmetrica, le braccia al fianco, non è completamente faraonica, ma lo è un po'. E in questa simmetria perfetta, però in questa diciamo rigidità lo è, e mi domandavo se qualcuno ha ipotizzato, forse tu l'hai detto e mi è sfuggito, ma ha ipotizzato che possa derivare dalle figurine di fecondità, le cosiddette concubine del defunto di epoca faraonica. C'è un accenno a questo proprio nell'ultimo libro, quello del 2020 di Pascal Ballet,
in cui questo tratto di rigidità viene proprio associato non tanto alle figure di fecondità nello specifico, ma proprio a un'iconografia tipicamente egizia, che assume anche, come dire, dei dettagli, degli attributi altri, quindi tutte queste corone, l'elemento della nudità, l'elemento di questa banda trasversale sul petto di cui ancora non si capisce bene la funzione, ma che è molto presente in molte pitture, che accompagna queste figure nude, ma la posizione, ecco, proprio la posizione, questa sembra essere un retaggio artistico proprio del mondo faraonico, andando a vedere proprio come certe ritualità, certe mentalità siano, come possiamo ben immaginare, in particolare, come dicevamo, per i riti importanti di passaggio della vita, la nascita, il matrimonio, il parto e la morte, sono quelli più difficili da modificare, da cambiare. Si può cedere un pochino nella parte della forma, ma lo vediamo, gli egiziani si fanno mummificare fino a epoca veramente molto recente, da un punto di vista storico, proprio perché sono quelle stratificazioni ideologiche più profonde e più legate all'intimo della persona. Quindi è possibile che sia proprio un retaggio di questo, di quest'arte. Ma non proprio delle concubine del defunto, cosiddette? Non le cita nello specifico. Perché un po' si somigliano, no? Sì, si somigliano, cioè, a parte questi bellissimi capelli, queste acconciature, cioè sì, a parte la grecizzazione, diciamo, l'ellenizzazione artistica, però ci sta un pochino, sì, cioè, sì, si somigliano un po' E alcune infatti vengono ritrovate in contesto di tomba, quelle alessandrine in particolare, quindi quelle di Adra, Ibraimeia, delle grandi necropoli alessandrine che vivono a cavallo tra l'epoca greca e l'epoca romana, hanno dato, non le nostre non ne siamo sicure, ma nella pubblicazione di Breccia e nelle pubblicazioni più recenti, quindi degli scavi più recenti di Alessandria, anche un contesto funerario, quindi ci sta. Okay, grazie. Grazie a te, Scusa, Federico. Ne approfitto, voglio chiederti una cosa anch'io. Ho visto, sono tutti, quasi tutti in catalogo, ok, va bene, poi ci sono un po' di supplementi, eccetera. Tra questi supplementi, ti risulta che ci siano anche dei supplementi da Tep-Tunis? Perché un lotto di questi materiali della collezione Anti, quindi gli scavi Tep-Tunis di quegli... Ecco, sì. Li avevamo noi. Adesso di preciso non so se sono quelli che arrivano dal Museo Nazionale Romano, sì, perché bisognerebbe veramente risalire all'anno di ritrovamento, perché sappiamo che fino al 31 sono gli oggetti che Anti spedisce direttamente al museo, sì. Dal 32 gli oggetti ritrovati a Tep-Tunis passano da Roma, quindi fanno tappa in quello che avrebbe dovuto essere nella testa del Duce un museo dedicato alle civiltà e agli scavi italiani nel Mediterraneo, museo che poi non verrà mai realizzato. Quindi i lotti di materiali provenienti da Tep-Tunis dal 32 al 35-36 vengono portati al Museo Nazionale Romano e soltanto successivamente arrivano a Torino e quindi hanno una doppia catalogazione, la prima nel repertorio di Anti, nel giornale di scavo di Anti, che è quello che ha studiato Giulia De Otto nel dettaglio, e poi una seconda catalogazione che è il numero attribuito al Museo Nazionale Romano. Possiamo guardarli, perché se c'è il numero è riportato. Ecco, in effetti con Marco avevamo fatto questi ragionamenti, sì. Però la cosa che non so se si riuscirà mai a capire, ma prima del conferimento, quando eravamo tutti lì a numerare i pezzi, no, senza numero, mi ricordo che era stato previsto un trasferimento di questi materiali fuori dal museo, che quindi ricordo ancora la Donna Doni era preoccupata di questi materiali che avevamo noi, che non erano inventariati da noi e che erano facevano parte
museo del Collegio Romano, del Museo Nazionale, nazionale, del Museo, sì, Nazionale Romano, da quello e che... quindi noi li abbiamo restituiti questi. No, e no, sono in museo questi, perché è il Museo Nazionale Romano che li ha lasciati in deposito al Museo Egizio. Quindi sì, con Giulia De Otto, vabbè, lei aveva fatto questo spoglio enorme di tutti i cataloghi di scavo di Anti, è andata a confrontarla con le liste e con la catalogazione che abbiamo noi, le liste del Museo Nazionale Romano, e sembra che praticamente mancano pochissimi oggetti all'appello, quindi praticamente tutti sono stati conferiti a Torino. Il problema del Museo Nazionale Romano è che poi si è spalmato su tre musei: Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps e Museo Nazionale Romano, quindi pochi oggetti potrebbero aver viaggiato tra i magazzini delle tre istituzioni. Quindi, e di terracotte ce n'erano molte? No, non terracotte, sembravano più dei lapidei, quelli ancora non presenti, diciamo, all'interno dello spoglio del raffronto delle liste. Quindi avevamo fatto un sopralluogo a Roma proprio con Giulia De Otto alla ricerca, a caccia dei pezzi mancanti, e lei era riuscita a trovarne ancora qualcuno proprio nei depositi. Eravamo a Palazzo, alle Terme di Diocleziano. Quindi sì, c'è stato anche questo problema di divisione dei magazzini a Roma. Grazie. Però no, adesso sono qua. E spesso, se giri l'oggetto, dietro trovi un numero del Museo Nazionale Romano, che è una stringa di sei numeri, comodissima, scritta in genere in posti, va bene, grazie, belli visibili. Sì, grazie. Alessia, tu hai parlato della Dituche e di come venisse spesso associata alla regina regnante. Volevo sapere se in tal senso si può configurare anche un interesse spiccatamente politico, perché visto che la stessa Cleopatra, almeno secondo le testimonianze di Plutarco e Cassiodione, amava farsi rappresentare col cercene, col canzaros, con elementi spiccatamente greci ma associati a Iside in particolare, e se ci sono degli studi che vertono proprio su questo aspetto spiccatamente politico. Sì, sì, c'era era proprio previsto il culto della coppia regnante, quindi degli dei filadelfi, proprio come divinità, e il re in genere associato a Serapide, Dioniso, nella maggior parte dei casi, che noi qua non abbiamo visto nel repertorio, e la regina associata a Iside. E spesso è la regina che ha la cornucopia, che ha la patera, che fa dei riti sugli altari, lo vediamo in questa produzione di Oinokoi in Faience, proprio delle prime regine Lagidi. Però sì, era un'associazione della coppia divina e della coppia regale che era proprio oggetto di culto, quindi sì, sì, assolutamente sovrapponibile la figura, e anche nell'iconografia, sì, sì. Grazie mille. Bene, vi lascio su questa suggestione. Grazie di esserci stati questa sera e buona serata.